prima di fidanzarti di nuovo, io ti consiglio comunque di metterti questa regola che ti sto per dare, di almeno chiudere, quindi andare a letto con una ragazza diversa ogni mese per 6 mesi, oppure due ragazze diverse al mese per 3 mesi. Nel momento in cui riesci a tenere questo ritmo, allora lì sei, diciamo, autorizzato a Ok. fidanzarti. Perché comunque nel momento in cui magari ne chiudi una, due, tre, se poi lei vive nella tua città è molto facile che magari una di queste voglia anche fidanzarsi. Però il punto è che se le tue abilità non sono ancora magari solidissime e ti fermi, diciamo, a una delle prime che trovi, è un po' un accontentarsi, è un po' diciamo, nel momento in cui ti fermi a una delle prime che trovi, poi la unicizzi. Perché le Sì. abilità, non essendo ancora magari sviluppate, diciamo, molto solide, non hai quella consapevolezza del fatto che sai che ne puoi trovare un'altra. O magari del fatto che sai che ne puoi trovare un'altra di ancora più alta qualità. Nel momento in cui tu hai quella consapevolezza che sei in grado di trovarne un'altra, la relazione la vivi con molta più serenità. Perché sei disposto anche magari a perderla, sei disposto anche magari a tagliare tu. Quindi nel momento in cui hai la consapevolezza di essere in grado di, diciamo, di Ok. procacciartene un'altra, diciamo, la vivi in maniera più serena, non la unicizzi, perché è quello il problema, che se la unicizzi, come hai visto, lei dice di volere più attenzione, più tempo, ma non appena gli dai troppa validazione, troppo, lei perde interesse. È un giochettino che bisogna capire. Cioè, loro dicono di volere certe cose, ma poi rispondono ad altri comportamenti, e quando veramente gli dai troppa attenzione, troppa validazione, troppo tempo, troppo di tutto, Sì. lei perde interesse perché ti ha ottenuto.